Salve a tutti, grazie all'ospitalità del direttore Francesco Eriti sulla sua rivista online Inta Calabria abbiamo pubblicato un blog, il blog mensile. Questo mese parliamo dell'ematuria, ossia il sangue nelle urine. Sangue nelle urine chiaramente è un sintomo, un segno, essenzialmente un segno che può allarmare la persona che ne è colpita. Cerchiamo allora di mettere un po' di ordine e capire come si deve comportare la persona quando purtroppo possa andare incontro a questo fenomeno che può colpirci improvvisamente senza preavviso. L'ematuria essenzialmente la dividiamo in due grossi capitoli: la microematuria, di cui noi non ci rendiamo conto e che si trova nell'esame urine. Nell'esame urine sul sedimento ci sono sempre segnati i batteri, i cristalli, cellule, globuli bianchi e appunto i globuli rossi, chiamati anche eritrociti. Quando il numero è eccessivo si parla di microematuria. La macroematuria invece è proprio il sangue che noi vediamo normalmente nelle nostre urine. Consideriamo anche che una goccia di sangue può dare un colore abbastanza intenso a 1 litro di urina, quindi di solito l'aspetto visivo allarma ancor più di quella che poi sia la vera entità del problema. Procediamo per gradi. Chiaramente, solitamente una banalissima ematuria può essere interpretata come la presenza di un'infiammazione o infezione delle vie urinarie, tant'è vero che spesso, anche su consiglio del medico di famiglia, una banale terapia antibiotica risolve brillantemente il tutto, come può essere anche il segnale premonitore del movimento di cristalli, di microcalcoli che dal rene scendono verso la vescica e con il loro movimento creano chiaramente un microsanguinamento. Ricordiamo anche che è chiaramente più facilmente sottoposto a sanguinamento la persona che stia assumendo per altre patologie degli scoagulanti. Detto questo, però, direi di non soprassedere su questo segnale, specialmente se si ripete. Quindi, al di là dell'interpretazione di una possibile infezione o microcalcoli, in qualità di urologo direi che quando si presenta un'ematuria è bene rivolgersi al proprio urologo. Tutti noi uomini dobbiamo avere un urologo, andrologo di riferimento che possiamo quindi contattare immediatamente, con cui interfacciarci. La visita urologica è importante, ma è indispensabile chiaramente il primo passo diagnostico con l'ecografia. L'ecografia dell'apparato urinario mi permette di vedere il rene, mi permette di vedere la vescica. Non riesce a studiare quel tratto, quell'organo che porta l'urina dal rene alla vescica che si chiama uretere. L'ecografia può darci tanti elementi, può manifestarci la presenza di un'ipertrofia prostatica, di un calcolo renale o di un calcolo vescicale che è già sceso, di solito onestamente accompagnato da una colica renale. Talvolta, e qui entriamo in argomenti più seri, può evidenziare la presenza di neoformazioni. Perché sì, purtroppo l'ematuria, o direi forse per fortuna, l'ematuria può essere il segnale della presenza anche di una neoplasia. Dico per fortuna perché chiaramente è un segno premonitore che anticipa chiaramente poi la progressione del tumore stesso. E, ad esempio, il forte fumatore è più soggetto alla comparsa di microtumori vescicali che magari non si sarebbero subito manifestati e che invece si manifestano quasi immediatamente con l'ematuria. Talvolta il sanguinamento continua, ma l'ecografia non evidenzia nulla, l'esame urinario non evidenzia nulla. Bisogna approfondire. Gli esami, il secondo step, che ci permette di approfondire la diagnostica, si basa sull'esecuzione di una UroTac, quindi una TAC con mezzo di contrasto dedicata esclusivamente all'apparato urinario. Si chiede tuttora una vecchia diagnostica, la citologia urinaria, ossia si cercano nelle urine di tre campioni di tre mattine la presenza di cellule neoplastiche. E ultimo step, ma spesso importante, che si può fare in sedazione, quindi assolutamente indolore, come se facesse una coloscopia, è la uretrocistoscopia, ossia si va a vedere con una microtelecamera all'interno dell'uretra e della vescica. Ecco, questo è tutto un percorso diagnostico. Siamo passati dall'infiammazione alla presenza di malattie più serie. Il fenomeno si gestisce facilmente, però bisogna capire la causa. Quindi nessun allarmismo, ma è un segnale che deve essere comunque ben interpretato e dominato. Ripeto sempre, l'uomo deve avere un urologo di riferimento, in modo che ogni qualvolta vi sia un problema di natura urologica o andrologica, non possiamo perderci nella ricerca affannosa di un urologo disponibile, pubblico, che fa benissimo il suo lavoro, ma spesso magari non ha la possibilità di eseguire
durante l'ambulatorio l'ecografia, per cui c'è un passaggio, urologo, visita urologica, richiesta di ecografia, esecuzione di ecografia, nuova prenotazione, portare l'ecografia all'urologo e decisione. È un percorso molto lungo, per cui tutti quanti noi dobbiamo avere un nostro specialista di riferimento con cui possiamo interfacciarci con il quale possiamo interfacciarsi in ogni momento. Con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Saluto tutti gli amici, i pazienti della Calabria, ci vediamo il 27 e 28 maggio per le visite mensili. Un abbraccio a tutti.